Allora, quindi ricapitoliamo. Allora, tu vuoi fare l'autista? Allora, prima di tutto ce l'hai la patente? No. Ce l'hai l'assicurazione? No. Ce l'hai il libretto? No. Però, ce l'hai qualcosina? Sì, ho coraggio di portare una macchina. Allora, non devi guidare una macchina, devi guidare un fottuto, un pulmino. Tipo il bambino che accompagna i bambini disabili al centro. Allora, quindi mi posso fidarmi di te? Secondo te c'è una faccia raccomandabile? No, però mi devo fidare lo stesso perché altrimenti tu non puoi fare i video. Esatto. Ok, quindi adesso io me ne vado a fare in culo. Se trovo solo un graffio, mica ti licenzio, ti mando ai Caraibi. Minchia, che bello, vado a salutare Johnny Depp. Ma non sto ai Caraibi. E come cazzo l'ha fatto il film allora? Va bene, a noi due pulmino. Allora, minchia, allora, mano sul volante. Allora, non facciamo come minchia, ok. Adesso premi la leva. Ok. Sto avendo già delle difficoltà. Attenzione, attenzione che ce l'ho fatta. Per un attimo il telefono ha mandato il messaggio, poi Dio, smetti di registrare che sto morendo. Minchia, devo frenare! Devo frenare, minchia, nel muro, minchia, nel muro, minchia, nel muro! Minchia, minchia, sto peggio che altrimenti esplode tutto. Minchia, oh! Minchia, si è sfondato tutto. È in ritardo. Di solito quando fai ritardo il pulmino significa che minchia hanno cambiato l'autista. Salve, io sono il nuovo autista. E che cazzo? Mi dica, gentilissimo signore, che minchia ci ha fatto un bel presagio. Dove deve andare? A fanculo. Subito, la porto su. No, 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 devo andare al supermercato. E minchia, non ce l'ha la macchina. No, perché altrimenti la usavo. Ok, un secondo che adesso ci devo mettere un'altra ora per avviare sto cazzo di pullman. Minchia, ma ogni volta un'impresa. Un'impresa? Ce la fa? Sì, ce l'ho fatta, andiamo. Andiamo a sto cazzo di supermercato. Minchia, 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 esplode tutto. Mi vuoi spiegare cosa è successo e perché mi ha fatto scendere? Allora, cioè io sto portando il pullman e mi è uscita una fiamma dal motore. Per la sua sicurezza si allontani. Cosa minchia è successo al motore? Lei rimanga indietro. Minchia, ma io volevo solamente un passaggio al supermercato. Minchia, sta dietro l'angolo, vai a piedi. Minchia, c'hai ragione, allora arrivederci. Sì, bravo, non pagarmi nemmanco, brutto stro. Minchia, devo chiamare la centrale? Va, mi sembra risolto il problema. Va bene, qua richiudiamo. Mi sono chiuso il braccio dentro. Vabbè, non è successo niente, facciamo finta di niente. Io ritorno dentro. Minchia, lento come la fame sto coso. Perfetto, vediamo la prossima chiamata. Cosa minchia è successo? Ma minchia, si è aperto il bagagliaio, chiudilo. Mi vola Nicli. Sì, vabbè, ma sto coso è proprio pezzotto. Ma chi l'ha fatto dopo ciccio con lo scotch? Ah, ecco il pulmino, eccolo qua. Vai, entra! Ma minchia, è cambiato l'autista. Sì, entra. Signore, non ci faccia caso che si è tipo staccato il cofano. Vai, entra. Sì, ok, non ci faccio caso che. Guarda, entro proprio dentro un pullman che mi arriva tutto sfondato. Devo andare allo stadio. Allo stadio, perché sta la partita? Minchia, la voglio vedere pure io allora. Minchia, minchia, metti in moto, vaffanculo a mampa, tappato. Minchia. Minchia, parti, devi partire, dobbiamo andare allo stadio. Me ne frega un cazzo. Parti! Allo stadio, allo stadio, allo stadio! Allo signore vada piano! Non si preoccupi! Signor autista vada piano! Non si preoccupi! Minchia! Oh cazzo! Signore, abbiamo perso il motore! Me ne importa un cacchio del motore! Poi lo ricompro nuovo a Pasqua! Minchia! Veloce, devo andare a partire! Cazzo il muro, cazzo il muro, cazzo il muro, cazzo il muro! Si è rotto perché giustamente senza motore dove cazzo vogliamo andare? Si continua a piedi, ti porto in braccio! Minchia, fammi chiamare sta testa di cazzo. Che cazzo sta combinando? Ci stanno i clienti che si lamentano che il pullman è in ritardo e questo manco si muove. Che cazzo l'ho chiamato a fare al lavoro? Minchia, stavo bene da solo. Pronto, capo, mi dica.
Dimmi, dove cazzo sta che qua stanno i clienti che cazzo si stanno lamentando che sei in ritardo? Dove minchia sei stato? A guardare la partita, volevo dire a guidare il pullman nel traffico, c'è il traffico, non posso muovermi, adesso sto andando, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Minchia, fammi andare a controllare, va, che non mi fido. Porca di quella vacca. Porca di quella vaccona, della porca della vacca. Non credo che questo pullman funzioni tanto. Io sono in ritardo, questi qua mi licenziano. Me ne serve uno nuovo, minchia, dove cazzo lo vado a prendere un pullman nuovo? Posso sapere sto qua dove cacchio è finito? Ok, questo pullman va benissimo. Sbaglio, ho sentito la sua voce, cosa minchia è stato? È l'ora di andare. Oh, ma che cacchio sta succedendo? Oh, minchia, sto arrivando, porca trota. Minchia, tripla capella. Minchia, sto arrivando. Minchia, io non mi arrendo. Oh. Dove stracazzo sta l'autista? Non ti fare domande, vieni. Porca di quella miseria. Coglione, fermati. Andiamo, signor Spider-Man. Aiuto, no. No, no. Cosa minchia sto facendo? Veloce, sto facendo tardissimo. Aiuto! Spider-Man, non ti devi stare zitto, ti ho detto. Stai zitto. Adesso acceleriamo. Aiuto! Stai zitto! Porca di quella miseria. Ci siamo quasi. Cazzo, sei staccato. Attenzione al muro. Ciao capo. Dimmi, come cazzo è andata la giornata? Minchia, è andata benissimo, ho accompagnato Spider-Man. Allora, tu hai preso Spider-Man, lo hai attaccato a un monopattino elettrico, hai iniziato a volare, hai ucciso Spider-Man, hai distrutto il monopattino. Dov'è il pulmino che ti ho dato? L'ho data a un'altra persona. A chi cazzo l'hai dato? È un po' difficile da guidare questa Bugatti, ma ci farò l'abitudine. Sei lì. Stavo dicendo, sei licenziato. Ah sì, invece tu sei licenziato. Passa quella cosa. Ti posso dire che sotto sto godendo. Hai ucciso me, la bastardo. Grazie Peppe, tu sì che sei un amico. Sto qua invece un coglione di merda. Andiamo a fare una pizza. Sì, ci accompagna il pulmino. Ok, meglio stare seduto nel sedile posteriore nel pulmino che in quello anteriore. Forza, andiamo.